corteo dell'Emilia Romagna è il primo a arrivare al Circo Massimo, dove c'è il palco. Sono quasi le 9, è presto, ma c'è già parecchia gente. C'è un capannello che circonda qualcuno. Signora, va. Questo è suo, signora? Sì, grazie. È Nanni Moretti che firma autografi. Ecco qua. Sembri quasi una star del cinema. Lo ero un tempo. Sui maxi schermi va La vita è bella di Benigni. Anche i dirigenti di S firmano i cappellini. Per Fassino è un vero bagno di folla. Quelli che sono qui sono donne e uomini che hanno passione, impegno. Sono la parte migliore dell'Italia, quella che non chiede nulla ed è pronta a battersi per questo paese, perché sia un paese migliore. È una reazione in cui ci sono emozione, passione, ma anche razionalità e lucidità di chi sa che soltanto battendosi si conquista il diritto di essere liberi. Ma che ci si fa con tutto questo entusiasmo? Ma vede, noi abbiamo bisogno di molta forza, perché la traversata non sarà breve e abbiamo bisogno di un movimento che sappia durare nel tempo e che ci aiuti soprattutto a conquistare più consensi, a cominciare dal 26 di marzo, votano 9 milioni di italiani. E se Berlusconi ha un colpo il 26 di marzo, beh, io credo che già faremo un passo in avanti, però io non sarebbe onesto, diciamo, illudere queste persone e dire che adesso con un paio di manifestazioni si chiude la partita. Bisogna dire loro la verità, e cioè che ci vorrà una battaglia tenace nel tempo e che alla fine bisogna che al governo ci torniamo noi, perché se ci stanno questi qua saranno sempre guai. Sul palco arrivano gli ospiti, l'atmosfera la prepara Piovani col pianoforte. Sotto il palco il Circo Massimo e, come ha detto Benny, sembra un quadro di Monet, sembra un campo di papaveri. Qualcuno annuncia dal palco. Cominciano a parlare i relatori, gli attori, Ottavia Piccolo legge il discorso di Veltroni, Massimo Ghini porta la storia di una lavoratrice. Poi parlano lo studente e il lavoratore immigrato. E poi viene il turno del sindacato, del discorso di Cofferati. Ma subito prima di lui parla il segretario della Camera del Lavoro di Bologna, Danilo Barbi, che a Roma è venuto a portare la sua città. D'agosto del 1980, la stazione ferroviaria diventa straziata, quelle lancette di quell'orologio fermate per sempre, quell'aereo partito dall'aeroporto Guglielmo Marconi, mai arrivato a destinazione, fermato nel cielo sopra Ustica, e poi i lunghi mesi atroci degli assassini della Uno Bianca, con la loro scia terroristica di omicidi di gente comune. E oggi quel vicolo stretto. Questa è una manifestazione fatta per difendere i diritti dei lavoratori, che poi è diventata la manifestazione contro la paura. Barbi ricorda il dolore della famiglia di Marco Biagi e verso la fine ricorda un altro dolore. Reuf Islami, operaio albanese che lavorava in nero e senza sicurezza in un cantiere vicino al centro di Bologna. Anche alla sua famiglia vanno le nostre condoglianze.